Presidente Raffa, allora a merito di Porto Salvo inauguriamo un campetto sportivo, ma che è un simbolo, diciamo, di sviluppo e di progresso per questo paese. No, è un simbolo concreto, viviamo di tanti simboli spesso inutili e spesso fugaci, oggi tocchiamo con mano un simbolo che è un simbolo concreto, che nasce da un impegno, devo dire, profuso dal Presidente Anastasi, al quale va veramente il nostro ringraziamento. Perché raggiungere questo obiettivo può sembrare semplice, ma non lo è affatto, perché parliamo intanto di fondi comunitari, quindi tutta una procedura abbastanza complicata, e parliamo soprattutto di realizzare un impianto sportivo all'interno di una scuola, anche queste problematiche superate brillantemente dalla presidenza della scuola stessa. E viviamo anche un momento di un simbolo concreto, perché i giovani, come stiamo vedendo, stanno giocando in questa struttura e ci auguriamo, ed è l'augurio che abbiamo fatto un po' tutti insieme a Don Malara, che sia veramente una palestra di vita, perché costruire le nuove generazioni attorno ai simboli dello sport secondo noi è un elemento fondamentale che ci dà veramente la stura di quanto c'è bisogno di lavorare in sinergia su questo territorio. Ecco, lei ha citato Don Malara e ha anche detto lavorare in sinergia. La stiamo vedendo spesso a Melito impegnato non tanto a inaugurare strutture e quant'altro, quanto a cercare anche di lanciare questi appelli alla pace, anche perché siamo tra l'altro sotto festività natalizie e nell'anno del giubileo della misericordia, quindi noi ci auguriamo che questi appelli trovino poi l'accoglienza nel cuore di tutti e di ognuno. No, naturalmente sarebbe assurdo ed è paradossale immaginare che bisogna dividersi per logiche che sono diverse da quelle che è l'unica logica per la quale noi abbiamo il dovere di impegnarci, quello di essere al servizio delle comunità, servire le istituzioni, farlo con equilibrio, cosa che noi, devo dire, nell'amministrazione provinciale siamo riusciti a concretizzare. Comunque, pur nelle differenze, c'è un momento in cui la sintesi è doverosa, proprio perché viviamo un momento di grande difficoltà per il territorio. E quando litighiamo per la politica dobbiamo pensare ai migliaia di disoccupati che bussano alle nostre porte, dobbiamo pensare ai tanti ragazzi che magari non hanno una struttura scolastica all'altezza delle loro aspettative, dobbiamo pensare ai servizi che non sempre sono all'altezza delle tasse che vengono pagate. Se pensassimo questi come obiettivi strategici per realizzarli, forse non avremmo neanche il tempo di litigare o di dividerci spesso su problematiche speciose. Qui abbiamo anche Pierpaolo Zavettieri, che è un suo consigliere provinciale. Io voglio fare una battuta a Pierpaolo, lo vediamo sempre presente in tutte le iniziative, mentre lei sta, la vediamo di più negli ultimi periodi. Pierpaolo stamattina diceva, appunto, nel suo intervento: sono andato due volte a Reggio e sono ritornato, però si appellava anche alla coscienza di chi dirige il traffico, non quello stradale ma quello delle opere, delle infrastrutture, esatto. Perché diceva: qui se non abbiamo un'infrastruttura, la strada 106, la ferrovia eccetera, sembra miope parlare poi di area metropolitana. Direttore, non mi costringa a difendere sempre il mio presidente, quando siamo vicini così sembra che me lo voglia, diciamo, esatto, no, non mi costringa, però lui ha girato 5 anni. Molte volte girare non è sinonimo di efficienza, non è stato, diciamo, il nostro caso, spero, e ovviamente la provincia è più ampia. Io sono partito più da un collegio, lui da tutti i collegi, erano 24, quindi è chiaro che la presenza è centellinata diversamente, ma evidentemente cerchiamo di fare il massimo come presenza. Mi sento rappresentato dalle parole che condivido pienamente del Presidente nella intervista precedente, perché è chiaro che con questo spirito, con questa motivazione, io cerco di prestare il mio servizio alla comunità. La interrompo, è un esempio lampante, perché lei a un certo punto ha avuto anche posizioni e momenti di critica costruttiva nei confronti dell'amministrazione, però questo non ha, questo non ha interrotto. No, ma è un esempio lampante e va riconosciuto come merito di Pierpaolo Zavettieri, il professore che ora si trova nelle sue funzioni. Questa è la mia sede scolastica. Ah, bene, quindi è la sua sede scolastica, dalla quale manca purtroppo, esatto. Perché è sempre impegnato e lo fa, devo dire, in modo encomiabile nelle commissioni, sul territorio e quant'altro. Proprio questo è lo spirito che noi auspichiamo. Se veramente si vuole il bene, superando, rispettando intanto gli individui, perché è chiaro, se
si passa da, diciamo, da una dialettica politica a fare un conflitto personale, questo è uno stile che non ci appartiene, non lo abbiamo dimostrato. Pierpaolo fa le sue scelte politiche che abbiamo sempre rispettato, ma sui problemi ci ritroviamo sempre, perché questo è il principio. L'abbiamo dimostrato in occasione dell'aeroporto, diciamo, del salvataggio della Sogas, dove abbiamo votato all'unanimità, devo dare atto anche l'opposizione più, diciamo, intransigente, è stata presente in aula e ha votato, lo abbiamo fatto per la rete scolastica, lo abbiamo fatto in tutte le occasioni dove la sinergia è richiesta alle istituzioni elette. Purtroppo sta parola eletta rievoca una battuta, sempre più, diciamo, diventerà una chimera, o è diventata una chimera. Quindi chiaramente confermo le parole, sono fatti, diciamo, non si può contestare, diciamo, sono fatti oggettivi sui quali ci ritroviamo. E poi questo momento particolare, l'ultimo anno di amministrazione RAF, che appunto è stato l'anno di traghettamento, che io sto definendo pure in giro come esempio, tutti vogliono la metafora del calcio, io che sono originariamente insegnante di scienze motorie e quindi conosco un po' di discipline, utilizzo la metafora dell'atletica leggera, e cioè quella della corsa a staffetta in cui c'è una zona di cambio e una zona di precambio. Adesso siamo nella zona di precambio, dove devono correre tutti e due, diciamo, gli attori, chi dovrà portare il testimone dopo, ma soprattutto deve aiutare, chi porterà il testimone dopo deve aiutare nel passaggio del testimone chi lo sta ancora conducendo. Quindi in questo, diciamo, speriamo che la sinergia, che la politica a tutti i livelli possa creare veramente l'ultimo semestre di amministrazione provinciale in modo proficuo, perché ancora molti obiettivi possono essere concretizzati, che molto spesso il tassello mancante fa svanire pure tutti gli obiettivi, diciamo, il corso, diciamo, di un mandato elettorale che appunto si concretizza poi nella politica a tutti i livelli, però a un livello più alto del vostro. La politica del governo ha pensato male, a nostro avviso, di eliminare le province, perché per quello che la preoccupazione dei cittadini è quella che nel momento in cui ci sarà questo passaggio di testimone che lei diceva, e che si andrà verso quest'area metropolitana, svuotando l'attuale provincia, non solo non avremo più nessuno che interviene in caso, per esempio, di alluvioni come quello che c'è stato precedentemente, ma neppure per mettere in sinergia gli amministratori, come ha fatto il Presidente. Importantissimo è l'ente intermedio proprio per questo secondo aspetto, perché l'alluvione o l'emergenza la si può anche aggredire a livello centrale con le forze dell'ordine, con la protezione civile, eccetera, anche se sappiamo che effettivamente qualche difficoltà in più si creerà. Ma l'ente intermedio come regia, come, diciamo, momento d'incontro delle situazioni locali, che devono sempre di più, per esigenze dell'evoluzione della società, uscire dai campanilismi, uscire fuori dalla logica dei campanilismi, è una vera mancanza, una vera carenza che si potrebbe avvertire. Dico si potrebbe perché la città metropolitana dovrebbe mantenere e migliorare i valori che la provincia aveva. Purtroppo non lo farà con le persone scelte direttamente dai cittadini, questo no. Lo dovrebbe fare con un numero inferiore di persone che a titolo gratuito, non si capisce perché debbano essere un numero inferiore visto che a titolo gratuito, e lo dovrà fare attraverso persone che saranno selezionate in seconda battuta dagli amministratori comunali, per cui non è detto che esprimano, diciamo, in modo pedissequo ciò che è la volontà popolare, e in più non è escluso che alcune zone, quelle più marginali, fra cui non siamo, diciamo, convinti di garantire la nostra presenza, appunto, non è escluso che alcune zone non saranno rappresentate in questo ente. Noi ci auguriamo ovviamente di sì, e stiamo conducendo una battaglia in giro, in lungo e largo nel territorio, per sensibilizzare un po' tutti i territori proprio affinché questo non accada. Bene, grazie. Vediamoci un attimino questi ragazzi che stanno continuando a giocare. Intanto auguri di Buon Natale, ma avremo anche occasione per darci. Auguri a voi tutti.